Buongiorno a tutti, sono Enrico Lanati, oggi è il 29 di gennaio e come di consueto trasmetto la videoanalisi di investire.biz, l'unico social network dedicato agli investimenti. Sul sito avrete la possibilità di poter leggere tantissimi articoli, avrete soprattutto la possibilità di commentarli. Una cosa molto interessante voglio dire, oggi voglio fare una videoanalisi un po' polemica, dal momento che come dire, insomma, ho visto qualche commento relativo a qualche segnale operativo sul Italy 40 e anche sul sterlina dollaro che abbiamo dato negli ultimi giorni. Ebbene, sì, è vero, abbiamo preso qualche stop su qualche segnale operativo e oggettivamente non ci nascondiamo dietro un dito, abbiamo preso qualche stop, ma la cosa importante è che chi vuole fare trading e lo vuole fare con profitto, di fatto prende dei piccoli stop e poi in realtà riesce a ottenere dei profitti molto importanti. Guardate le operazioni che abbiamo aperto durante il trading live, o meglio, quelli pendenti, insomma, che abbiamo inserito, perché secondo me è molto interessante da andare a vedere. Guardate, li vediamo insieme. Euro-dollaro. Euro-dollaro abbiamo scommesso, tra virgolette, sulla debolezza di questo cross dai livelli di 1,0955, facendo un bel discorso, tra l'altro disponibile la registrazione appunto per tutti i nostri clienti, quindi chi fosse interessato la può richiedere ad assistenza @investire.biz. Però abbiamo fatto un ordine di vendita su questo strumento, abbiamo già messo uno stop in profitto e abbiamo fatto circa 60 pip in questo momento, quindi avreste recuperato tranquillamente quelli su sterlina dollaro. Poi abbiamo fatto altre operazioni, le andiamo a vedere insieme durante l'ultimo trading live. Abbiamo fatto operatività sull'indice italiano, spiegando bene appunto come poterla gestire. Guardate, gli ultimi ingressi li abbiamo fatti in area 18.070, che sono proprio in prossimità dei minimi che siamo stati in grado di individuare qui e anche su questi altri livelli, insomma 18.200. Onestamente, in questo momento voglio alleggerire un po' la posizione in portafoglio, quindi la posizione, diciamo, intermedia la voglio liquidare con un discreto profitto proprio per alleggerire proprio il rischio in piattaforma. Altre cose interessanti che non vi ho sottolineato in questo momento sono legate al gold. Andiamo a vederlo. Il gold l'avevamo visto, poi l'abbiamo approfondito anche questo durante il trading live. Avevamo fatto questa operatività in vendita dai livelli di 1124. Guardate che livelli siamo andati a individuare. Insomma, ultimo ma non meno importante, dollaro yen, tra l'altro trovato, scovato attraverso un connubio di analisi tecnica e software forecaster. Beh, dollaro yen, anche in questo caso guardate dove siamo andati a pescare il ritracciamento. Quindi, insomma, tra l'altro in questo momento abbiamo messo il livello di stop a 120. Insomma, tutte queste operazioni, bene o male, le potevate fare perché le abbiamo fatte in diretta con voi o attraverso segnali operativi. Quindi, insomma, se non avete fatto profitto in questi giorni, insomma, è solo colpa vostra, anche perché noi, diciamo, le indicazioni, a mio avviso, le abbiamo date, le abbiamo fornite, insomma, con particolare precisione. Quindi, insomma, anche per tutti quei commenti che ho visto, appunto, relativi allo stop di 50 punti su un cross valutario, onestamente ritengo siano un pochettino sterili. Detto questo, vi ricordo i prossimi appuntamenti che saranno appunto sul calendario eventi, li trovate qui, webinar del lunedì, forecast live e l'appuntamento con Marco Di Vita con il suo corso il 4 di febbraio, che comunque appunto io ho avuto modo di studiare la tecnica, ritengo essere una tecnica molto molto interessante. Con questo io vi saluto, vi ringrazio e vi auguro un ottimo trading.